Allora, signori, salve a tutti. Questa è la parete dove dovrò fare la dimostrazione. Come vedete, ancora devo installare il controtelaio che ospiterà la porta scomparsa. Questa invece è la parete dopo che ho installato il controtelaio e la relativa porta a scomparsa. Ok, dopo aver preso le misure ed acquistato quindi il controtelaio della misura giusta, iniziamo con la demolizione della parete. Per evitare che possa crollare la parte superiore della parete, metto una barra di metallo per sostenere. Voi potete utilizzare anche un'asta di legno abbastanza robusta. In realtà, questo sostegno dovete metterlo subito prima di iniziare a demolire, perché potrebbe crollare la parte superiore del muro nel mentre lavorate e quindi potreste farvi davvero del male. Io non l'ho fatto subito perché qua purtroppo non è casa mia, quindi mi è stato chiesto di essere abbastanza veloce con le riprese video per non intralciare altri lavori in corso. Questo è il controtelaio che devo installare. L'ho acquistato presso un rivenditore di materiale edile. Lo potete pagare da 120 a 150 euro. All'interno dello scatolo troverete tutto quello che vi occorre per installarlo. Queste che sto aprendo sono le staffe per fissarlo al muro. Ce ne sono 3 per ogni lato, quindi in tutto ne sono 6. Questo invece è il cassonetto che dovrà ospitare la porta scomparsa. Questo invece è il binario dove scorre la porta scomparsa, oppure porta scrigno, come volete chiamarla. Bisogna inserirlo nella parte superiore del cassonetto, dunque bisogna spingerlo dentro fino a battuta, cioè fino a quando non tocca. In pratica la linguetta di questo binario deve entrare nell'apposito alloggio, come vi sto mostrando da questo fermo immagine. Ok, ora dobbiamo installare il montante di battuta. Eccolo qua, dobbiamo solo fare un po' di pressione per farlo innestare nel pezzo di plastica. Lo fisso in modo definitivo applicando una vite. Questi sono i 2 distanziali. Per installarli bisogna piegare queste linguette e inserirle negli appositi alloggi. Il controtelaio che sto installando è prodotto dall'azienda Filmar. La procedura per assemblarlo è uguale a quelle utilizzate da altri marchi. Probabilmente cambierà solo qualche dettaglio, ma nel complesso, poiché i controtelai sono tutti simili, quindi le procedure sono quasi identiche. Prendo le misure per verificare se entra nello spazio dove devo metterlo. Bene, ora posso rimuovere la barra di metallo che fa da sostegno e installare quindi il controtelaio che ho assemblato. A questo punto faccio dei fori nel muro nei quali devo inserire le staffe per fissarlo. Ovviamente anche sul montante di battuta ci sono altre staffe da inserire nel muro. In tutto, come già vi ho detto, ne sono 6.
Adesso, per fermarlo momentaneamente in sede, applico delle strisce di legno. In questo modo sono certo che rimarrà ben fermo durante la fase di fissaggio ed anche per evitare che si possa spostare in caso di qualche urto accidentale. Ovviamente, prima di inchiodare le strisce di legno, ho verificato con una livella bolla per vedere se era perfettamente a livello sia verticalmente che orizzontalmente. Infatti, sul piano verticale va bene. Ed anche sul piano orizzontale, come vedete, va molto bene. Ok, ora posso estrarre le staffe per fissarlo definitivamente anche al sussolaio. Con un chiodo adesso prendo l'impronta per sapere dove devo fare il foro per inserire il tassello. Il foro lo faccio utilizzando una punta dal diametro di 8 mm. Inserisco il tassello da 8 mm . Abbasso la piccola staffa di metallo e infine inserisco la vite . La stessa cosa la faccio anche su quest'altra staffa di metallo . Adesso per fissare il controtelaio alle pareti utilizzo una mezza cazzuola di cemento rapido e poi aggiungo della malta premiscelata cementizia che si usa normalmente per intonacare, detta anche malta basarda. Potete utilizzare anche il KC1, la malta KC1 di Fassabortolo, è la stessa cosa. Ho aggiunto un po' di cemento rapido per far indurire molto più velocemente la malta. Ovviamente prima di iniziare dobbiamo bagnare. Vi consiglio di farlo sempre un attimo prima di applicare la malta. Ecco, guardate, bagno. E poi applico la malta. Se il foro da riempire è abbastanza grande, consiglio di introdurre all'interno anche qualche pezzo di mattone per rinforzare la malta. Il controtelaio l'ho bloccato, adesso devo attendermi un giorno per far indurire la malta prima di procedere, ovviamente. Ok, il giorno dopo possiamo togliere i distanziali. Faccio un ultimo controllo per verificare se è tutto ok sia con la livella bulla che con il metro. A questo punto posso rimuovere i pezzi di legno. Ormai il controtelaio non può più spostarsi dal suo posto. Per riempire lo spazio vuoto intorno utilizzo un blocco di Siporex.
Voi potete utilizzare anche qualsiasi tipo di blocco o mattone. Io preferisco il Siporex perché è molto facile da tagliare. Infatti lo si può tagliare anche utilizzando una sega per il legno. Per incollare tutti questi pezzi, adesso utilizzo questo adesivo che è proprio specifico per i mattoni di Siporex. Un sacco costa dagli 8 ai 10 euro. In commercio ci sono tante marche, ma voi basta che dite che vi occorre un sacco di adesivo per incollare appunto i mattoni di Siporex. Ovviamente se utilizzate altri tipi di blocchi che non sono di Siporex potete utilizzare anche qualsiasi malta premiscelata per intonacare, in pratica come quella che vi ho mostrato prima quando ho fissato il controtelaio. Dopo aver bagnato bene i pezzi di Siporex ed il muro posso quindi iniziare con l'incollaggio. Allora carissimi amici, ho dimenticato di dirvi che prima di installare il controtelaio, nel punto esatto in cui sto installando questi mattoni, sarebbe stato meglio se avessi installato anche un architrave che serve appunto a sostenere meglio il muro che sta sopra. Io non l'ho fatto perché, come potete notare, il muro che sta sopra è davvero poca roba, ossia è molto piccolo. Al lato interno di questo bagno, come vedete, sono riuscito a pareggiare con l'adesivo e con i blocchi il controtelaio con la parete, mentre invece nel lato esterno c'è un po' di dislivello perché appunto il controtelaio è leggermente più largo della parete. Guardate. Infatti mettendo una livella si vede che c'è un po' di dislivello. Si tratta più o meno di qualche paio di centimetri. Per risolvere questo piccolo inconveniente farò un po' di intonaco utilizzando un sacco di intonaco premiscelato della Premar. Voi potete utilizzare anche una comune malta bastarda oppure l'intonaco premiscelato KC1 della Fassabortolo. Sono la stessa cosa, insomma. Questa guida di metallo mi servirà per fare un intonaco ben dritto, quindi la taglio alla misura giusta. Anche questa la potete acquistare presso un rivenditore di materiale edile, la pagherete intorno ai 2 euro. Si incolla al muro utilizzando un po' di malta premiscelata e per metterla a livello con il controtelaio utilizzo una staggia di alluminio. Mi raccomando, bagniamo sempre prima di procedere. Adesso per creare l'intonaco utilizzo la malta premiscelata dell'azienda Premar. Voi potete utilizzare anche la malta KC1 di Fassabortolo, oppure se volete potete utilizzare qualsiasi malta bastarda. Dunque, applico la malta facendo almeno 2 o 3 passate, dove nella prima andrò quasi a coprire questo dislivello, a riempire questo dislivello insomma, e poi 2 ore dopo nella seconda ed eventualmente
anche nella terza passata andrò a completare il lavoro. Per stendere la malta applicata, come vedete, sto utilizzando come saggia uno dei due distanziali che ho rimosso dal controtelaio all'inizio di questo video. Bene, ora inizio a coprire anche il cassonetto. Ovviamente la prima passata, come già vi ho detto, serve solo a creare un primo strato. Non preoccupatevi quindi se a livello estetico non è perfetta. Quando poi faremo la seconda passata ed eventualmente anche la terza, sarà ben dritta e priva di imperfezioni. Per fare la seconda passata dobbiamo attendere almeno 2 ore. Nella parte in alta già l'ho fatta, ora la sto facendo anche sul cassonetto. Ecco, guardate, in questa seconda mano, passando sopra la staggia, come potete notare, la superficie viene abbastanza perfetta. Il giorno dopo possiamo anche rimuovere le guide. Dopo aver bagnato, applico altra malta per riempire i solchi lasciati dalle guide. Una volta che si sarà induita anche quest'altra malta, uso questo frattazzo raschiatore di metallo, detto anche frattazzo rasatore. Faccio questo per eliminare probabili protuberanze in modo da livellare la superficie. Questo attrezzo costa dai 10 massimo 15 euro. Alla fine di questa procedura la superficie si presenterà molto ruvida. Per renderla più uniforme farò un paio di mani con l'adesivo stesso che ho utilizzato per incollare i mattoni di Siporex. Ho finito, adesso spolvero e lavo la superficie con acqua abbondante. Questo è l'adesivo per incollare i blocchi di Siporex. Dunque, preparo una cardarella perché, come già vi ho detto, adesso farò 2 passate sull'intonaco che ho fatto. Questa qua invece è una rete a fibra di vetro. Utilizzo questa adesso per evitare che si possano creare delle crepe nel tempo. Questa rete va applicata durante la stesura della prima mano di questo rasante, possibilmente sull'intero perimetro del controtelaio, come mostrato da questo fermo immagine. Allora, come prima cosa, applico l'adesivo. Poi metto la rete e infine applico altro prodotto per coprire la rete.
Quindi ripeto, metto l'adesivo. Poi ci poso la rete sopra. E infine passo la spatola per farla affondare nell'adesivo. La stessa cosa ora la faccio anche sulle altre parti del perimetro, come vi ho mostrato prima in quel fermo immagine. Come rasante sto applicando questo adesivo che ho utilizzato per i blocchi di Siporex, perché in realtà me ne era rimasto un po', e siccome ha le stesse caratteristiche di un rasante cementizio per esterno, allora ho pensato bene di riciclarlo. Comunque, se voi volete rasare sull'intonaco grezzo e ottenere una rifinitura civile, ossia leggermente ruvida, io vi consiglio di utilizzare la malta dell'azienda Premar, che si chiama Premafix, oppure potete utilizzare la malta prodotta dall'azienda Fassa Bortolo, che si chiama IG21. Bene, ora posso rasare dappertutto. Dopo circa 2 ore, ora posso rimuovere con una spatola le righe lasciate dal passaggio della spatola americana. Ecco, guardate, qua ce ne sono altre. Comunque procedo a rimuovere queste strisce fino a completare l'intera area. Una volta finito, inizio subito a fare la seconda mano. Negli angoli, che sono i punti più difficili, vi consiglio di applicare la malta con dito. E poi dopo, per eliminare ogni difetto, passateci un piccolo pennello bagnato. Appena finita la seconda passata, prendiamo un frattazzo a spugna come questo. Immergiamolo nell'acqua per farlo bagnare molto bene. Bagniamo anche una porzione di parete. E infine passiamo questo frattazzo a spugna facendo dei movimenti circolari. Questa procedura serve a rendere la superficie davvero perfetta, priva di difetti, e soprattutto serve a dare un aspetto alla superficie come se fosse leggermente ruvida come la sabbia di mare. Chiedo scusa se mi ripeto, ad esempio guardate queste imperfezioni, eccole qua. Dunque, ora ci passo il pennello bagnato, poi dopo ci passo il frattazzo a spugna facendo sempre dei movimenti circolari, e guardate, ora la superficie come per magia si presenta completamente priva di difetti. Anche in questo punto, dove vi ho messo le frecce gialle, farò la stessa cosa. In pratica, se ci fate caso, con il frattazzo a spugna vado a sciogliere leggermente la parte superficiale di questa malta, cancellando di fatto tutti i difetti dovuti al passaggio della spatola americana. Alla fine di questa procedura, se volessi concludere, dovrei soltanto pitturare sopra senza fare altro. In realtà ho deciso di applicarci sopra invece delle pietre e anche delle piastrelle.
questo punto posso rimuovere il frontalino del controtelaio. All'interno di questo cassonetto, come vedete, il costruttore ha messo un sacchetto che contiene tutti gli accessori che ci servono per installare la porta scrigno, o come volete chiamarla, porta scomparsa. È la stessa cosa. Queste pietre le incollo nella parte superiore della parete per abbellirla un poco. Vi ricordo che se volete vedere il tutorial su come posare queste pietre, allora lo troverete alla fine di questo video. Vi consiglio fortemente di guardare questo tutorial perché ci sono tanti consigli utili per voi. Come già vi ho detto, questo controtelaio è stato progettato per ospitare una porta scomparsa, detta anche porta scorrevole oppure porta a scrigno. Dunque, anche il tutorial su come installare quindi questo tipo di porta scomparsa lo troverete alla fine di questo video. Vi consiglio di guardarlo perché ci sono cose interessanti da sapere prima di farlo. La posa delle pietre è terminata, guardate quanto sono belle! Adesso per abbellire il lato inferiore applico invece delle piastrelle. Come potete notare, al di là del controtelaio che ho installato, i lavori sono andati avanti, infatti guardate, il bagno è quasi completato. Bene, terminato con il controtelaio, adesso per concludere ovviamente bisogna installare anche la relativa porta scomparsa. Inizio quindi a introdurre nel binario questi due carrelli che dovranno sostenere la porta. Se poi volete sapere anche tutto il resto per quanto riguarda l'installazione di questa porta a scomparsa, allora vi consiglio fortemente di guardare il tutorial che vi ho messo alla fine di questo video. Nel tutorial vi dirò tutto quello che vi occorre sapere per fare da soli senza chiamare appunto un professionista. Probabilmente qualcuno si starà chiedendo se questo lavoretto è alla sua portata, ossia se è capace di farlo senza chiamare un professionista del settore. Io penso invece che tutti possono farlo. A Napoli si dice che qua nessuno è nato già imparato, ossia nessuno è nato già con le conoscenze giuste per fare determinate cose. Bisogna solo informarsi sul da fare ed armarsi di tanta pazienza come fa il sottoscritto. Quindi concludo dicendo che se l'ho fatto io questo lavoro, che non sono un professionista, allora lo possono fare davvero tutti.